Claudio e Diana, una vita legata alla musica, la vostra, da 30 anni ormai sulle scene ed esponenti di un genere musicale purtroppo non eccessivamente rinomato, eppure ricco di fascino, storia e cultura, vale a dire la posteggia napoletana. Cosa vi ha spinto nel tempo a portare avanti questa sorta di missione? La forza di questo repertorio, l'amore per la nostra tradizione. Noi abbiamo iniziato con 30 anni fa abbiamo iniziato con il repertorio italiano ed internazionale, però davanti a tanta bellezza di questo repertorio dei classici napoletani non abbiamo resistito. Quali sono le particolarità di questo stile? Cosa riserva la posteggia sotto l'aspetto sonoro e anche compositivo? Sotto l'aspetto sonoro sicuramente una particolarità che è quasi unica, direi. Il repertorio si propone in acustico, quindi rigorosamente, soprattutto se parliamo delle serenate, che è un braccio della posteggia, è un repertorio che si fa in acustico senza amplificazione, con strumenti acustici, chitarra, mandolino, violino, e quindi diciamo questa è la caratteristica sicuramente anche più affascinante. Nel 2017 ricorrono, se non sbaglio, i vostri primi 30 anni di carriera, un traguardo festeggiato con la pubblicazione di un libro e soprattutto con un evento nel corso del quale avete presentato un nuovo video diretto da Duccio Forzano, noto per essere il braccio destro di Claudio Baglioni per quanto riguarda l'aspetto visivo, tra virgolette. E in questo video è presente la ballerina Simona Azzori. Il brano in questione è dedicato, se non ricordo male, al tema della pace, giusto? Sì, abbiamo scelto questa canzone, O soldato innamorato, perché tratta proprio, ci sembrava diciamo proprio la più adatta per affrontare questo tema che dice quello che dicevi tu, quello purtroppo sempre attuale, il tema della guerra. Gli ospiti che abbiamo avuto nel video insieme a Simona Azzori, che è una donna incredibile, che ha una forza straordinaria, e abbiamo avuto anche questi due attori bravissimi, Antonino e la sua compagna di lavoro, che sono davvero dei giovani attori e molto molto bravi, con una grande forza. E poi la regia di Duccio. Duccio, l'occhio di Duccio lo conosciamo tutti, lo vediamo in televisione, poi lui è una forza, ti dà un'energia straordinaria e anzi noi lo ringraziamo di cuore, perché con i mezzi che noi avevamo a disposizione lui davvero ha tirato fuori il massimo dal lavoro che abbiamo fatto insieme.